Ben ritrovati con Social News, l'informazione video settimanale a cura di Cia Alessandria. Venerdì 6 novembre 2020, il Piemonte, la provincia di Alessandria, torna nel lockdown, zona rossa. È uscito un nuovo DPCM. Cosa cambia in agricoltura? Lo vediamo in apertura, prima di iniziare la nostra informazione a cui ormai siete abituati, con il nostro direttore provinciale Cia Alessandria, Paolo Viarenghi. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Se cosa si può dire di nuovo. Facciamo un brevissimo assunto. Abbiamo sentito Conte che dà le nuove linee guida tra molte polemiche e le opportunità che cerchiamo di cogliere. Facciamo chiarezza per il nostro comparto. Innanzitutto, gli uffici CIA restano aperti. Gli uffici CIA restano aperti, abbiamo praticamente il servizio in presenza. L'agricoltore che vuole venire nei nostri uffici può, per esigenze di lavoro, per la gestione delle proprie pratiche, attività lavorative, pratiche comunitarie, e firma della documentazione, per cui siamo aperti e continueremo a rimanerlo anche se in zona rossa. Problematica per quanto riguarda le nostre attività. Allora, l'attività agricola di per sé continua ad andare avanti. Abbiamo praticamente la chiusura del settore dell'agriturismo, dove praticamente con zona rossa sono stati tutti chiusi. C'è la possibilità per l'agriturismo di fare cucina da sport, per cui cucinare e portare i pranzi o le cene, cioè i pranzi già fatti presso chi lo richiede. Stiamo lavorando per sul decreto ristoro 2 per avere una risposta nei confronti di queste categorie, mentre invece per quanto riguarda la coltivazione, come detto prima, rimane tutto confermato le nostre attività. Il settore florovivaistico che crea sempre questa zona un po' di ombra, come abbiamo visto nella prima ondata. Allora, il settore florovivaistico rimane aperto in questo decreto. Abbiamo già posto però un'osservazione perché colui che vuole andare a comprare i fiori nell'autocertificazione non troviamo comunque una giustificazione, per cui far rimanere aperto un punto vendita quando poi il cittadino o il cliente non riesce a giustificare l'acquisto di questo prodotto ha creato qualche dubbio da parte nostra. Ieri ci siamo già mossi nei confronti della regione per avere comunque un chiarimento, però ad oggi le attività rimangono tutte aperte. Faremo chiarezza su ogni dubbio, vi invitiamo a contattare le nostre sedi al telefono, consultando il sito internet cial.it e tutti i nostri canali social. Continueremo a informarvi anche con le pillole del direttore, una tradizione di comunicazione, insomma sparavamo pillole ogni due giorni. Sì, torneremo purtroppo con queste pillole che sono legate al lockdown, in quanto questa normativa a botte di DPCM, siamo arrivati a quasi tre in una settimana in attesa dei decreti ristori, per riuscire comunque a contattare tutti i nostri clienti associati in una comunicazione puntuale, per cui ci vedremo sicuramente nella prossima settimana per un bel po' di volte. E ricordiamo che Social News nasce proprio su questa esigenza. Abbiamo creato questo spazio informativo a maggio, nei mesi più restrittivi delle misure di sicurezza, per fornirvi un servizio in più. Intanto saluto e ringrazio Paolo Viarenghi, nostro direttore provinciale, che invito a rimanere. Leggiamo insieme i titoli principali dell'edizione di oggi. Parleremo del mercato CIA in Piazza della Libertà, Welfare Verde, il progetto, Unipol SAI, vantaggi fino al 31-12 e CIA Legends negli anni 80. Abbiamo parlato di cosa resta aperto e cosa in misura rivista in agricoltura. Restano aperti anche i mercati agricoli perché apparteniamo alla filiera alimentare, quindi nulla cambia. Siamo tornati in Piazza della Libertà già la scorsa settimana, dopo alcuni mesi che hanno visto la trasposizione dei nostri banchi in Piazza Duomo ad Alessandria. Siamo tornati appunto, come dicevamo, nella piazza cuore della città, mentre a pochi passi stavano manifestando silenziosamente gli esercenti della FIPE. C'eravamo anche noi, vediamo. L'agricoltura non si ferma e nemmeno i nostri mercati. Ad Alessandria proseguono gli appuntamenti settimanali con il produttore CIE Confagricoltura nelle piazze di Borgo Città Nuova al quartiere Pista il martedì mattina, in Piazza della Libertà il mercoledì mattina, in Piazza Cereana il giovedì mattina, proprio davanti agli uffici di Corso Acque 76. Gli ostacoli sono stati tanti e le misure di sicurezza per la prevenzione ancora di più, ma in questi mesi CIA non si è fermata, collaborando con il Comune e gli organismi predisposti alla prosecuzione dei mercati agricoli. Dopo lo spostamento provvisorio da
da Piazza della Libertà in Piazza San Giovanni XXIII, meglio conosciuta come Piazza Duomo, i produttori associati sono tornati lungo l'anello della Piazza Centrale Alessandrina, che non poteva essere occupata dai banchi degli espositori per via del contingentamento del flusso del passaggio pedonale. Ed eccoci di nuovo qui, puntuali presenti nei 3 giorni di mercato con i prodotti del nostro territorio. Frutta, verdura, miele, vino, formaggio e yogurt, piante, nocciole, trasformati e molto altro per una spesa davvero di qualità, quella in cui i gusti sono ancora quelli di una volta, quella che sai da dove proviene e se vuoi puoi andare a vedere in azienda come si lavora in agricoltura. Alessandra però vive giornate di sospetto e relativa preoccupazione per la situazione sanitaria, che già torna a impattare sulle attività economiche a seguito dei DPCM che impongono la chiusura delle attività di ristorazione alle ore 18. A pochi passi dal nostro mercato, infatti, si stava svolgendo la manifestazione, autorizzata e silenziosa, dei ristoratori alessandrini davanti alla prefettura. Una tovaglia apparecchiata sull'asfalto e cartelli portati dagli esercenti: siamo a terra. Anche Turismo Verde, associazione degli agriturismi CIA, esprime preoccupazione e difficoltà per le attività associate, che rischiano veramente la chiusura con il blocco imposto alle ore 18. A livello nazionale è stata inviata una lettera al ministro Bellanova perché tenga conto delle richieste espresse da CIA per settore: contributi a fondo perduto, esonero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, cassa integrazione per dipendenti, sospensione dei versamenti IVA previsti per il 16 novembre e la sospensione dei mutui. L'assessore regionale all'agricoltura Marco Protopapa si esprime a difesa dei produttori vitivinicoli del Piemonte ed evidenzia le criticità presenti nel decreto ministeriale che il MIPAF emetterà sullo stoccaggio dei vini di qualità in giacenza. Dichiara: ritengo che i 9,54 milioni di euro complessivi previsti a stanziamento dal Ministero siano risorse inadeguate per una copertura nazionale, così come è inaccettabile la procedura Click Day. Sarebbe inoltre necessario abbassare il quantitativo minimo di ettolitri emessi a stoccaggio a 100 ettolitri, in quanto si rischia di penalizzare le aziende minori che faticano a vendere tramite i canali della GDO. Questo decreto, così come pensato, potrà aiutare poche aziende e solo quelle di grandi dimensioni, prosegue l'assessore, e si vedranno nuovamente penalizzare le regioni ad alta vocazione vinicola. Il Piemonte, nel precedente bando di distillazione, ha dovuto crearne uno specifico regionale per tutelare i nostri viticoltori piemontesi. Voltiamo pagina con una buona notizia: CIA Alessandria, con la sua società di servizi ASSO, partecipa al nuovo progetto regionale Welfare Verde, obiettivo benessere. Sonia Perico. Allora, questo progetto nasce per la visione di Agri Alpi Service, la società di servizi della CIA di Torino, insieme in associazione con tutte le società di servizi delle CIA regionali, di adesione ad un bando della Regione Piemonte. È un bando nell'ambito dei fondi sostenibili europei. Con questo bando si fanno attività in primis rivolte ai dipendenti delle società di servizi, ma poi a ricaduta su tutti i dipendenti del sistema CIA e su tutti i cittadini anche. Il bando si occuperà di 3 aree di intervento. La prima si occupa della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Siamo tutti impegnatissimi nella cura della famiglia, del lavoro, e ci sono sistemi che vogliamo portare all'attenzione di tutti che ci possono aiutare a risparmiare tempo, per esempio l'utilizzo di tutti gli strumenti digitali, di prenotazione, di attività online che si possono fare e che esistono già a livello regionale, a livello del fascicolo della Regione Piemonte. Non tutti forse li conoscono, li abbiamo utilizzati tutti in parte e vogliamo aiutare a conoscere meglio queste strutture e questi servizi. Ci sono poi altri ambiti di cui si occuperà il progetto: le politiche di pari opportunità. Nello specifico vogliamo puntare l'attenzione su informare i nostri colleghi dipendenti e tutti i cittadini di tutte quelle che sono le opportunità, le agevolazioni per il lavoro di cura in famiglia, quindi tutto quello che sono gli assegni di sostegno, gli strumenti, i congedi parentali, e fare chiarezza e informare cose che già noi come sindacato facciamo per i nostri cittadini, ma questo sarà mirato sui dipendenti e a ricaduta sui cittadini. E poi quella che è la mission della CIA e che è la sana alimentazione, e nello specifico promuovere stili di vita salutari e di benessere, quindi per i dipendenti magari informazioni più sull'alimentazione
e per tutti i cittadini ugualmente informazioni sul benessere, su stili di vita che possono aiutare a stare meglio e poi anche un modo di vivere un pochino più sostenibile, dando attenzione a quella che è l'impronta ambientale che ciascuno di noi lascia nel suo stile di vita quotidiano, e quindi l'attenzione al consumo della plastica, l'attenzione al, per esempio al consumo di alimenti che siano a chilometro zero, quindi con minore costo di trasporto, e chiaramente alimenti che siano coltivati con metodi salutari e col minimo possibile di pesticidi che possano contaminarli. Gli schemi di decreto legislativo relativi al riordino del Servizio Fitosanitario Nazionale dei settori sementi, dei fruttiferi, delle ortivi e della vite hanno ottenuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri. La riforma prevede la completa riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale, ridefinendo competenze e responsabilità del Servizio Centrale e di quelli regionali. A ciò si aggiunge l'adozione di un piano di emergenza nazionale, l'adeguamento dei posti di controllo frontalieri, la definizione di un piano di controllo nazionale pluriennale, annuale, la designazione dei laboratori nazionali di riferimento, l'identificazione delle stazioni di quarantena o di confinamento, la realizzazione di un sistema informatico per la raccolta e la registrazione di tutti i dati e le informazioni, nonché la ridefinizione del sistema sanzionatorio. Unipol SAI Alessandria offre ai tesserati CIA un'opportunità valida fino al prossimo 31-12. Ce la spiega Riccardo Soresio. Sì, prosegue la collaborazione tra la CIA e l'Unipol SAI di Giordano Taverna e Soresio, sia nella sede principale in Alessandria, via Fa di Bruno, sia nelle altre sedi di Valenza, di Murisengo, di Ovada e della zona Cristo in Alessandria. In questi ultimi mesi dell'anno l'Unipol SAI ha deciso ancora una volta di andare incontro sia agli agricoltori che ai commercianti che alle imprese, in questo caso specifico parliamo appunto della polizza agricoltura, dove Unipol SAI fino al 31-12 regalerà 3 mesi di copertura assicurativa. Vuol dire che la polizza viene stipulata, viene immediatamente messa in copertura, quindi la garanzia parte, ma il pagamento verrà effettuato dopo 3 mesi di copertura. Una polizza a condizioni particolarmente vantaggiose, con delle scontistiche importanti, quindi la compagnia si è messa in campo come sempre a favore dei propri assicurati, dando sia uno sconto importante di polizza, sia regalando questi 3 mesi di copertura. Questa offerta vale fino al 31-12, Unipol SAI ha ragionato in questa maniera, vista l'incertezza di questi ultimi mesi dell'anno dovuti alla pandemia Covid. La compagnia vuole comunque tutelare i propri assicurati e quindi permettergli di assicurarsi, quindi di avere la propria attività completamente assicurata e poterla pagare fra 3 mesi, quando si spera potremo uscire da questo periodo di incertezza. Le strategie europee al centro dello sviluppo per il settore florovivaistico nazionale, un'analisi tra opportunità e criticità in tempo di Covid. Questi temi al centro del webinar Il Green Deal dei florovivaisti italiani, che si terrà il prossimo 12 novembre alle 14.30 con la partecipazione di molti rappresentanti CIA quali moderatori. Al termine dell'iniziativa si svolgerà l'Assemblea nazionale dell'Associazione Florovivaisti Italiani, in cui verrà discusso il documento di sintesi per il florovivaismo nazionale, e potete seguire l'appuntamento su www.cia.it. E adesso un passo indietro negli anni 80 con la nostra rubrica CIA Legends, con un estratto della trasmissione di Telecity che titolava L'erba del vicino. Grazie. Erano i giovani che dicono. Quindi se, erano i giovani, no dai che andiamo bene anche noi. Allora, noi arrivano l'enorme quantità di mais, sì. E arriva certamente con un po' di umidità, vero? Sì, cioè una media sui dai 26 ai 27 di media, quest'anno viene, non è alta. Viene introdotto dentro l'essiccatoio sì. Attraverso un procedimento, che viene. Viene essiccato, fatto essiccare. Essiccato e poi messo in silo. Messo nel silo, sì. E a questo punto poi chi arriva a caricarlo? Ah beh, lo vendiamo a diversi, ecco. Ecco, quindi questo al miglior offerente. Ecco, quindi questo lo acquistate voi e poi lo rivendete. Sì, questo lo acquistiamo noi, sì, questo qui. Come è andato quest'anno il mais? È una campagna discreta, buona. Sì.
Come ci ricorda Donatella Zonino, il giorno 20 ottobre a Belgirate, Novara, si terrà un convegno organizzato dalla CEE, dove interverranno donne coltivatrici di tutta l'Europa sul ruolo della donna nell'impresa familiare. Auguri di buon lavoro a tutte le donne presenti, un ampio servizio sarà realizzato nelle prossime puntate. La Confcoltivatore ricorda a tutti i coltivatori interessati che entro il 31 ottobre 88 dovranno essere presentate presso le sedi delle comunità montane competenti per territorio le domande per la concessione dell'indennità compensativa. Gli uffici INAC Confcoltivatori sono a disposizione per l'espletamento della pratica. Informiamo tutti gli allevatori interessati che la scadenza fissata per la presentazione delle domande relative al premio di mantenimento delle vacche nutrici campagna 88-89 è stata fissata al 31 gennaio 89. Invitiamo i coltivatori a contattare gli uffici CATAC Confcoltivatori entro il 30 novembre. E siamo giunti al termine di questa edizione. Nel salutarvi e ringraziarvi, noi continuiamo a dirvi che saremo presenti per darvi l'informazione più tempestiva e accurata possibile, in diretta o in differita di pochissimo, attraverso tutti i nostri canali social, a cominciare da Social News, appunto, in onda, diciamo, in diffusione su tutti i nostri canali di comunicazione, social media, il nostro sito cial.it, l'account Instagram e poi Facebook, Telegram, il canale YouTube e in altre piazze di ascolto molto importanti per la città di Alessandria. Questa, come sapete, è una produzione a cura di The Double e CIA è ospite fissa attraverso la mia presenza il venerdì mattina a Double News, che potete seguire sulla pagina Facebook e Instagram dedicata al podcast, insomma tutta l'informazione completa per informarvi e darvi suggerimenti, opportunità di quello che succede sul nostro territorio. Social News torna la prossima settimana e guardate il nostro sito, seguiteci e scriveteci g.notarianni@cia.it. Grazie e buona giornata.